Ciao a tutti amici, benvenuti su Retro Commander. Allora, questo RTS è in Early Access su Steam, è gratuito. E ragazzi, il creatore, lo sviluppatore di questo gioco mi ha regalato la key del gioco, che include maps e modding, e mi ha chiesto di fargli un video a riguardo. E io sono orgoglioso di questo, sono veramente felice di riportare questo gioco e sono davvero felice di buttarvi questo Mets Explorer. Quindi oggi proviamo questo gioco, che non è il primo di questa casa di sviluppo, di cui un altro gioco che ho fatto è stato Age of Conquest 4, che si trova anche quello su Steam, che ho giocato un po', devo dire la verità, mi pare che ho fatto 2-3 ore di tanto tempo fa, appunto. Allora ragazzi, siamo qui perché avendo visto pure le foto mi sono incuriosito tantissimo, mi ricorda molto Total Annihilation e Command & Conquer assieme, e quindi avendo visto che c'è anche il tutorial, ho visto prima di iniziare la registrazione, ho detto perché no, che non fare il tutorial. Facciamo la missione intro e poi advanced. Missione intro. Ok, allora. Comandante, la tua missione è costruire una base ed eliminare i nemici che si trovano ad est. Ad est. Ah, ok. Ecco. Perfetto. Allora, per costruire una base abbiamo bisogno di un po' di robot costruttori. Quindi selezioniamo questo. Questa è la torre nostra, perché ci sono i quattro robot, vedete? Sono qui. Adesso noi portiamo. Ah no. Okay. Questi qua li portiamo. Processing. Qua. Ecco qua. Questa è la nostra materia, chiamata materia. No, non questo. Questo. Vabbè. Allora, tutte le nostre strutture hanno accesso da qui. E dobbiamo fare un T-connector per prenderci i cristalli T, che sono questi qua che vedete. Ok, perfetto. I laboratori vanno da soli, ottimo. Oltre ai cristalli T ne possiamo anche costruire le miniere di Taurium, che sono queste qua. Ah, ok, dove c'è questo posto qua? Vabbè, ma non ti puoi mettere, okay, proprio qua tu adesso, signore. Ok. Così. Ok. Ok. Processing. Perfetto. Ok. Poi ci sono le raffinerie che richiedono i raccoglitori per funzionare, anche perché senza quelli non c'è nessun raccoglimento di niente. E quindi dobbiamo costruire il coso degli ingegneri per costruire i raccoglitori e dei carri armati. Questo siamo un ottimo punto per costruire, vabbè, ma si può andare un po' più veloce per farlo. Oh, mamma mia. Perfetto. Ok. Ovviamente noi dobbiamo collegare tutte le strutture con l'elettricità, con l'energia, anche perché altrimenti non funzionerà nessuna struttura. Quindi costruiamo questo impianto geotermico e lo mettiamo qui. Comunque, ragazzi, è effettivamente come Total Annihilation, perché in alto ci sono le risorse, in vento la mappa, poi qua non c'è il comandante, ma sicuramente ci sarà il comandante principale. Poi questa invece, la zona sotto, mi ricorda Command and Conquer, perché ci sta qua come costruire, i laboratori che fanno da soli, la velocità, veramente molto interessante. Ovviamente noi siamo in un mondo post-apocalittico, veramente le premesse sono fantastiche. Facciamo un attimo questo. I raccoglitori possono essere costruiti qui. Ok, ne facciamo 4. Anche i carri armati, ne facciamo 4. Prima di attaccare dobbiamo assicurarci di avere i carri armati costruiti. Ok, ora sono andati direttamente da soli nelle zone in cui dipendono le risorse. Questi 4... dobbiamo trasportare qua, vediamo un po' come vanno. No, vabbè, bellissimo. Yes, sir. Portiamoli qua.
Quindi poi si sposterà sicuramente la nave contraria. No, vabbè, vabbè. Di che parliamo? Non è. Bellissimo. Mi piace anche come i carri armati, vedete, rompano un ambiente circostante. Portano uno scatafascio totale. Vabbè, distruggiamo la torre a sto punto. Bello, sistemato, tranquillo. Molto, molto semplice. Mi piace. Vabbè, fermi. Engaging. Ok, va bene. Questo cos'è? Ah, madonna. Maximum speed, qua non si capisce niente. Vabbè. Vediamo un attimo le strutture. Noi possiamo costruire torretta di supporto, una torretta standard, una torretta che lancia i razzi, probabile. Ok. Poi una missile turret, laser turret, ottimo. Le mine, nuclear landmine, ah madonna, le mura, vedete? Che cos'è? One gate. Ok, molto bene, molto bene. Poi ground naval robotics per le unità e barracks per i soldati. Engineering, questo qua che abbiamo creato. Clock factory. Ah, clocked troops. Ok, shipyard per questo, per fare navi. Grande shipyard, il porto più grande, come se fu... vabbè, sì. Ok, ci sta più. Hangar, quindi questo è un aeroporto. Missile silo. Madonna, veramente... tanta roba, pure le strade possiamo fare. Fantastico, fantastico. Congratulazioni, hai completato la missione. Se vuoi giocare ancora c'è l'Advanced Mission, dove puoi nuclearizzare la base nemica. Vabbè. E allora lasciamo subito. Facciamo subito Advanced e via. Comandante, la tua missione è potenziare la tua base ed eliminare i nemici usando le nuke. Vabbè, tranquillamente. Eh? Ah, che... ah, abbiamo una cassa che possiamo trovare buona roba, oppure lo pigliamo al culo. Oppure una tappa. Ah, vedete? Comando robot. Ecco, questo possiamo trovare. Ah, ok, abbiamo aperto qua. La nostra base è stata parzialmente danneggiata. Possiamo, dobbiamo costruire dei robot di riparazione. Facciamo tempo 4. La nostra base non ha abbastanza energia. Si vede da questi indicatori buonanotte verdi gialli con il simbolo del fulmine. Quando è rosso vuol dire che non c'è energia. Dobbiamo dare un'occhiata all'accumulatore, che agisce come una batteria. Quindi questo qua. Ok, praticamente noi stiamo producendo più, cioè meno di quanto ne stiamo a consumare. Ok, quindi dobbiamo costruire dei pannelli solari in più. E io costruisco qua e qua. Perfetto. Ok, l'icona e triangolo è andata. Dobbiamo costruire... no, no, un'altra occhiata qua. Ah, comunque adesso stiamo a postissimo. Va bene. I pannelli solari giustamente danno energia solare solo quando è giorno. Quindi dobbiamo costruire una turbina, una pane eolica, per fare energia di supporto quando poi non funzioneranno giustamente i pannelli solari. Quindi ne costruiamo una qui. Bene, in mezzo ai coglioni. Quando le strutture sono attive, come ad esempio le torrette quando sparano, richiedono molta energia quando sono ferme, quindi quando non fanno niente. Per dare più energia dobbiamo costruire qualche accumulatore in più per aumentare la nostra energia a disposizione. Quindi dobbiamo costruire due accumulatori, uno e due. I nostri fighter sono
e in riposo li abbiamo portati qua. Benissimo. Carrier Strike Group. Molto bene. Cos'è questo? Questo bottone controlla gli automovimenti. Se abilitato, le truppe all'interno della carrier faranno pattugliamenti automatici e attaccheranno automaticamente. È meraviglioso! È meraviglioso! Veramente, veramente bello. Allora, cos'è questo? Abbiamo trovato un deposito di uranio, buonanotte, di uranio, non so più parlarci, su quest'isola, infatti. Allora, dobbiamo teletrasportare i minatori per prendere queste risorse. Per prima cosa dobbiamo creare un portale. Ah, è questo il portale? Fonte di teleporte, vabbè, ma quindi lo devo portare qua? E poi? Ah, questo bottone crea il portale. Vabbè, ma è bellissimo. Li possiamo anche connettere, quindi clicco qui e clicco qui. No, vabbè, ma è il passaggio del cielo quasi di Age of Mythology. Fantastico. Ah, ovviamente il teletrasporto costa materia. I minatori di uranio lo producono direttamente, quindi non c'è bisogno di una raffineria. Mentre aspettiamo che l'uranio venga minato, noi possiamo potenziare il T-Connector per produrre molta più matter, quindi materia. Quindi andiamo qui e clicchiamo questo. Quindi adesso verrà potenziato. Molto bene. Perfetto, ottimo. Finalmente adesso possiamo costruire le nuke. Vabbè, proprio così, tranquillo. Facciamone un po'. Ne ho fatto solo uno? Sì, l'ho fatto solo uno. Che è sta musichetta? Bellissima. Ma comunque la musica non è da sottovalutare, ragazzi. Seleziona la nuke. Qua. Intanto che aspettiamo possiamo vedere il pattern della bomba, vedete? Che si muove. La musica è meravigliosa. Cioè la musica è fantastica. Ah, quasi possiamo formare squadre. Fino al massimo di 8 squadre. Attenzione! La bomba sta per cadere. Anche le statistiche, è fantastico, ragazzi, è fantastico. Sono sopravvissuti pure dei robottini. No, comunque, ragazzi, comando robot, che è palesemente il robot di Total Annihilation. Il fatto di ricostruzioni è simile a Command & Conquer e a Total Annihilation. La grafica è spettacolare, non dà fastidio, non è cartunesca, e se no non è troppo, si vede tutto perfettamente. La musica, come ho detto già prima, fantastica. Il gameplay fluido, solido, mi piace molto. E questi in Early Access, le meccaniche si devono comprendere, ma si va molto, c'è una curva di apprendimento alta. Per questo poi c'è anche il vento, quindi le turbine le puoi costruire o no, sei tu che lo decidi. Mission completed. Ragazzi, io sono soddisfattissimo, sono molto felice che questo gioco mi abbiano fatto, innanzitutto mi abbiano fatto conoscere, e poi mi hanno dato una key, perché una key non è da sottovalutare. Anche se il gioco è gratuito e voi lo potete fare, potete scaricatelo, giocatelo, godetevelo. Ragazzi, questo gioco
con il DNC delle maps e modding noi possiamo creare probabilmente mappe, e intanto ci sono le mappe ufficiali, quindi c'è la campagna qua in questo caso. Poi nei due mod voi potete scaricare, ad esempio ho scaricato una mappa dell'Europa, ci sono molte altre. Ragazzi, io credo che anche se in Early Access è titolo gratuito, quindi io ci darei un'occhiata. E poi ho notato proprio adesso una cosa, non questa, ho notato language, quindi praticamente noi possiamo selezionare il nostro linguaggio perché sarà tradotto con Google Traduttore. Io non lo faccio, però ragazzi, io ringrazio grandemente la Noben Master Games, Christoph, per avermi dato una key di questo DNC, che mi ha permesso anche di scaricare tutto questo, e anche la possibilità di poter creare qualcosa, e spero di poterlo fare. Io continuerò a giocare a questo gioco, che veramente consiglio a tutti, ma non solo perché è gratuito, ma anche perché è un ottimo RTS alla fine dei conti, e quella mezz'ora, tre quarti d'ora di divertimento te li può dare. Ragazzi, il mio Early Access Explorer finisce qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio di nuovo Christoph, la sua casa sviluppatrice, e Kim Miller. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.